Qui con noi abbiamo il coach Marco Marilungo della Vittoria Basket Fermo. Allora, benvenuto anche quest'anno al nono torneo dell'Adriatico. Come siete piazzati momentaneamente? Ma discretamente, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo vinto due partite e perso una di poco con Padova, che è una buona squadra. Oggi giochiamo il quarto di finale con Mestre, per noi va benissimo. I ragazzi stanno in forma, hanno subito qualche trauma durante il campionato? I ragazzi stanno in vacanza, come è giusto che sia in questo periodo, se ne vanno al mare, si divertono, veniamo qua a fare questo torneo sicuramente per fare qualcosa di buono e per apprendere, ma soprattutto per stare insieme, confrontarci e divertirci. Pure giusto. Andiamo fuori un attimo fuori tema. Allora, il campionato di quest'anno che avete fatto? Il campionato siamo andati benissimo perché siamo arrivati a fare le Final Four insieme a Iesi, Ancona e Pesaro. Abbiamo perso con Iesi, che sicuramente è più forte di noi. Ci mancava un ragazzino, ma non è questo, è importante. I 99 per la nostra società è una buona realtà sicuramente. Per concludere, signor coach, per il settore giovanile quest'anno ci sono novità? No, noi riprendiamo sempre l'attività il primo di settembre, faremo i soliti campionati under 13, under 14, probabilmente faremo come Vittoria Fermo insieme alla San Giorgese il campionato d'eccellenza under 17 che riguarda i ragazzini del 96-97, continueremo sulla collaborazione con Porto San Giorgio, ma solita routine. Ok, la ringrazio per la sua disponibilità, in bocca al lupo per stasera. Crepi il lupo, grazie.